Lorenzo Oliveri, Special Bikers Team, vincitore della Gran Fondo. Allora, com'è andata, Vincenzo? Oggi mi sentivo abbastanza bene, ero già pronto per affrontare questa Gran Fondo, meglio di così non potevo andare. La giornata ci ha permesso di dare delle buone prestazioni. Comunque, sei contento? Continuo con le mie prestazioni, diciamo, in buon forma. Speriamo bene nelle prossime. Ok, allora Giuseppe Cicero e Paolo Alverati, primo e secondo, praticamente volatona finale, ma Giuseppe l'hai spuntata tu. Allora, com'è andata? Allora, abbiamo attaccato tutti e due in discesa, sapendo che noi la portiamo un pochettino meglio la bici. Abbiamo attaccato in discesa, ci siamo fatti tutta la gara insieme. Siamo grossi amici, lui è il mio preparatore, quindi sappiamo l'uno con l'altro come andiamo. Ora in finale ci abbiamo deciso di fare la volata e l'ho spuntata io, però lui è un grande. Per avere la sua età e con me è un grande. Allora Paolo. Praticamente mi ha detto che sono vecchio e c'ha ragione. No, chiaramente la prima discesa presentava un tratto tecnico e lui la conosceva, io un po' con esperienza l'abbiamo presa forte, siamo stati capaci a creare quel distacco che poi abbiamo gestito. Lui in salita era un po' più forte, io nel tecnico me la cavo. Abbiamo deciso che era stupido attaccarsi inutilmente, potevamo arrivare fino alla volata e poi a quel punto avrebbe vinto il migliore nel miglior spirito dello sport. E anche credo Giuseppe tu sia d'accordo, dedicando la sua vittoria a Michele, che era un amico dell'Etna. Siamo allenati un po' di volte insieme. Quando succedono queste cose tutto passa in secondo piano, abbiamo tutti una famiglia a casa, vedere che lascia due bambini, siamo molto fortunati noi, grazie a Dio siamo qua a divertirci. Salve, siamo arrivati. Ok. Luigi Conciu, il presidente della Special Bikers Team e organizzatore di questo bellissimo evento. Allora Luigi, un po' le impressioni che hai sentito a fine gara. Sì, innanzitutto sono contento, a prescindere anche dalla vittoria della marathon. No, le impressioni sono state positive. Abbiamo curato alcuni aspetti che l'anno scorso erano un pochettino critici. Le persone mi fermano, mi fanno i complimenti. Cercheremo di fare ancora meglio l'anno prossimo. Ok, complimenti.